The situation in Bahrain is very bad. Sono Angela Lano, sono la giornalista, direttore dell'agenzia stampa Infopal. Siamo qui alla stampa estera per ascoltare le dichiarazioni, i racconti, i resoconti della delegazione di parlamentari del Bahrain. Sono tre giornate molto interessanti perché finalmente la stampa, i media italiani hanno la possibilità di sentire direttamente dalle fonti qual è la situazione nel paese. Purtroppo in Europa, in Italia in modo particolare, di certi popoli si parla molto, ma di altri niente, e questo è il caso appunto del Bahrain. Quindi noi non sappiamo cosa succede, non sappiamo esattamente quali sono le tecniche, le tattiche usate dal regime contro la rivolta popolare, non sappiamo le ragioni, non sappiamo nulla. Quindi questa è un'occasione veramente molto importante per i media italiani per informarsi. We just finished a meeting with Mr. Pistillo, the head of foreign affairs and Democratic Party in Italy. In Bahrain, there is lots of violations, and I would like to insist here about arresting children who are below 18 years, and some of them below 15 years. And they been interrogated, tortured, and unfortunately, still there is more than 50 children in Bahrain right now. Lots of women being arrested, tortured, and being convicted as well. Lots of women as well being dismissed from their work. So the situation in Bahrain is very bad, and we are looking forward to have more international pressure on Bahrain to respect the human rights. Beh, riteniamo che il Bahrain sia una delle storie del Medio Oriente che non vengono mai raccontate sui media occidentali. Senatore Marco Perduca, co-vicepresidente del Senato del Partito Radicale Non Violento. Il miglior aiuto che chi vive fuori dal Bahrain può dare al popolo bahrainita è raccontare la sua storia in tutte le sue sfumature. Raccontare soprattutto di un popolo che vuole un cambiamento, ma non un cambiamento di regime, ma una riforma della Costituzione e delle leggi, che è quello che poi noi in Europa abbiamo guadagnato con anni e anni di attività politica. Il popolo bahrainita chiede questo, chiede la possibilità di vivere liberamente, in rispetto delle regole e in armonia con gli altri, e credo che quando gli europei potranno conoscere questa storia sicuramente saranno dalla loro parte. Hamid Masumine, a Roma.